Siamo a Oxford, ma vi rendete conto? Qua dobbiamo mettere la testa a posto. È un film fatto da Ruffini, ma non è il film di Ruffini. Non credo di essere un artista, ma sono un mestierante. Alla sua prima regia, Paolo Ruffini non osa essere paragonato a Zalone & Co. Piuttosto è soddisfatto per aver raccontato una storia di amicizia tra outsider, una condizione che da adolescente scatenato Ruffini conosce solo in parte. Anche a me in primo liceo mi garbava quella del primo banco che non mi cacava perché andava con quelli di 16 anni. Poi quando ho cominciato ad avere 16 anni io, quella andava con quelli di 18, poi così via via fino ad arrivare ai politici. Al fianco di Ruffini, in Fuga di cervelli, c'è un'allegra combriccola di commilitoni comici di origine televisiva e web. L'atmosfera sul set era clamorosa, poi Frank Matano c'è una risata insopportabile. Ci siamo divertiti decisamente a bestia. Volto televisivo, attore da cinepanettone, scrittore e personaggio da musical, ecco qual è stata la difficoltà più grande dietro la macchina da presa per Paolo Ruffini. Quando ho scritto la sceneggiatura mi hanno detto: guarda, la sceneggiatura è la cosa più importante, fallo bene. Poi vado sul set e guarda, l'inquadratura è la cosa più importante, la fotografia è la cosa più importante, fallo bene. Poi vado al montaggio, guarda, il montaggio è la cosa più importante, mi raccomando. Poi ora c'è la promozione è la cosa più importante, cioè è tutta la cosa più importante, non ci ho capito nulla. Siamo inseparabili, siamo come le team, come gli Avengers. Come i Boo. C'era Winnie the Pooh, che era una bravissima persona e un grandissimo artista. Ora vanno di moda i centri benessere, no? Tutte le spa. Io credo che il cinema sia un po' un centro benessere, perché alla fine te puoi andare al cinema e poi sta bene. Un'ora e mezzo e Fuga di cervelli, spero che vi aiuti a sorridere un po' e andare avanti con tanto ottimismo.